buongiorno. Abbiamo qui con noi Flavio Mussolini della ditta Fratelli Bono. Ci può parlare, per cominciare, brevemente della sua azienda? Dove opera? Che tipo di clienti ha? Quanti dipendenti? Certamente. La Fratelli Bono è un'azienda che opera prevalentemente nel settore della distribuzione dei prodotti industriali. Nasce nel 1924 e segue prevalentemente la provincia di Vicenza e le province limitrofe. I nostri clienti sono i più differenziati, possono essere costruttori di impianti, di macchine, utenti finali, grosse aziende e fino alle officine più piccole. E si connota per una presenza capillare sul territorio. Quale ritiene sia il fattore determinante di successo della sua azienda? È il servizio alla clientela, la capillarità? Senz'altro una capillarità molto spinta in tutte le aree di mercato sulle quali operiamo e poi una consistente esperienza dal punto di vista tecnico e professionale, in quanto la nostra azienda, più che proporre un singolo prodotto, propone un pacchetto con una consulenza anche tecnica dietro ad ogni operazione commerciale. Come giudica la possibilità di avere un fornitore o un partner, in questo caso, che copre un po' tutta la filiera dell'automazione, cioè dal motore fino in fondo al sistema robotizzato? Senz'altro una grande opportunità, innanzitutto perché operando con ABB da oltre 12 anni abbiamo avuto modo di stimare ed apprezzare la qualità dei prodotti, le competenze professionali e soprattutto l'organizzazione di ABB. E con questo tipo di prodotto e di portafoglio veramente molto ampio abbiamo delle grandi opportunità verso i nostri clienti e questo ci consente di offrire dei pacchetti completi. La presenza di ABB in fiera è un ulteriore stimolo a far conoscere il prodotto anche in quelle aree dove magari è meno noto. In questo momento particolare la sua azienda, non so, risente della crisi di mercato, nel caso ne risenta. State attuando delle strategie di breve periodo, quali strategie state attuando? Senz'altro la congiuntura attuale non è delle più favorevoli. In ogni caso è opportuno, e lo stiamo facendo, andare ad analizzare tutti quei settori commerciali che per diverse ragioni erano un po' i margini del nostro core business qualche anno fa. Ci sono delle grosse opportunità in segmenti merceologici emergenti piuttosto che in altre aree dove comunque si possono spingere prodotti che fino a magari a qualche tempo addietro erano meno utilizzati. Ed inoltre vanno analizzate le richieste del mercato su tutti quegli impianti, dispositivi, applicazioni che non erano magari così usuali qualche tempo addietro. Quindi per voi la segmentazione di marketing è un'attività? Assolutamente, importante. Curiamo molto i segmenti principali della nostra area commerciale che riguardano dall'industria di un certo tipo, soprattutto manifatturiera, il food and beverage, il packaging che è un segmento molto presente e poi anche tutte le altre attività connesse e collaterali, nulla trascurando perché ogni opportunità per noi è importante. Lei è un imprenditore, che consigli darebbe ad un giovane che si affaccia al mondo del lavoro in questo momento? Beh, è una gran bella domanda. Senz'altro quello di focalizzare la propria preparazione in aree che sono molto richieste, le nuove tecnologie, piuttosto che anche una preparazione particolare che sono sempre ben viste dalle aziende, dalle imprese che assumono persone giovani. E poi non trascurare un po' di fantasia, perché spesso e volentieri questo tipo di innovazione può trovare degli sbocchi interessanti o con delle proposte che non erano presenti nel mercato o comunque con delle iniziative che anche aziende più stratificate possono apprezzare. Grazie per il tempo concesso. Prego. E complimenti. Grazie.